stato autunno molto particolare, naturalmente, perché abbiamo fatto i conti con quello che è stato una temperatura e un meteo che, diciamo, non è proprio classico del periodo. Si arriva appunto a parlare e a trattare a un argomento molto particolare, classico di questa stagione, che è quello del vino, dell'uva e quindi della produzione delle bottiglie di vino, diciamo dei prossimi anni, quindi a partire già dal 2024 in poi, naturalmente in base al tipo di uve e al tipo di vino che si va a produrre. Il Canavese è terra di vino. Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, soprattutto c'è stata una grandissima evoluzione, un ritorno anche di una certa produzione e il vino sta diventando appunto sempre più un argomento trainante anche per il territorio. Proprio in questo senso si pone un evento che a novembre tornerà per il secondo anno consecutivo in quel di Cornia Alex Manifattura. Stiamo parlando di Canavese in bicchiere. E per conoscere un attimino quello che è sia l'appuntamento, ma anche la filosofia che porta alla realizzazione di questo momento importante, di questa due giorni importanti, siamo qua con un ospite. L'ospite è Alessandro Vicari. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Tu sei vicepresidente dell'associazione Canaveis, che è l'associazione, il gruppo di giovani, tra l'altro molto giovani, che lavora proprio per cercare di, diciamo così, portare un po' di cultura del bere bene, del bere naturalmente anche responsabilmente, nel territorio canavesano. Allora, ci vuoi parlare un attimino di questo appuntamento? Seconda edizione, 25-26 novembre, raccontaci un po' che cosa ci dobbiamo aspettare. Sì, innanzitutto grazie per questa occasione. Sicuramente è stato, la prima edizione è stato un grande successo, perché comunque è nato un po' tutto così quasi per caso. In un mese e mezzo abbiamo creato l'associazione e contemporaneamente l'evento. È stato un grande successo, comunque abbiamo avuto diverse aziende che hanno partecipato, ospiti eccellenti anche al convegno che abbiamo organizzato insieme al Collegio Nazionale degli Agrotecnici, e abbiamo deciso di riproporlo anche quest'anno per il secondo anno consecutivo. È già un successo perché abbiamo già avuto tantissime adesioni da parte delle aziende produttrici che sono Bene. rimaste entusiaste dalla prima edizione. Abbiamo molte aziende nuove che hanno deciso di partecipare. Come possiamo vedere nella locandina, abbiamo anche diversi enti, diverse realtà molto importanti che hanno deciso di condividere Patrocinarvi, con di noi questo dare. percorso, di patrocinare. Andiamo dalla condotta di Slow Food, tra l'altro la neo condotta di Slow Food Canavese, il Collegio degli Agrotecnici di Torino Aosta, l'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino. E quindi diciamo Siete soddisfatti, siamo molto contenti? soddisfatti di questo evento, e sicuramente ci saranno alcune novità, ci saranno delle masterclass, quindi di momenti di approfondimento con Slow Food e con l'Associazione dei Giovani Vignaioli Canavesani. Certo. Non mancheranno anche i momenti, diciamo, per i più piccoli, perché insieme a Slow Food siamo riusciti anche ad organizzare un momento di approfondimento per i più piccoli, quindi anche genitori e Coinvolgere famiglie le famiglie, certo. saranno coinvolte, e Diciamo diciamo che siamo il ottimisti per programma, questa seconda edizione. certo, è un programma interessante e ricco, proprio perché cerca anche di portare avanti e alla ribalta quello che dicevamo prima, un discorso che negli anni, ad esempio in altri territori, sia del Piemonte ma dell'Italia intera, il vino sta diventando un punto di riferimento, un qualcosa che possa muovere a livello culturale, perché dietro c'è una grande cultura. Tu vivi il mondo dell'agricoltura, vivi il mondo della produzione del vino, quindi sicuramente oggi come oggi può essere per un canavese che ha voglia di farsi conoscere sempre di più, diciamo un qualcosa che traini questo territorio. Ma quanto è importante appunto il discorso della produzione canavesana? Perché per chi non lo sapesse, sono decine le cantine in canavese che producono vino. Assolutamente, sì, infatti è stato proprio il motivo per cui abbiamo deciso di far nascere l'evento e l'associazione, perché appunto 2 anni fa ci siamo ritrovati con Lorenzo, Edoardo Scafidi, gli altri ragazzi, gli altri membri della neonata associazione,
Tutti noi lavoravamo nel mondo, diciamo, enologico vitivinicolo, certo. Chi più dal punto di vista produttivo come me, loro dal punto di vista commerciale. Abbiamo visto comunque in Canavese c'era fermento, diciamo, cioè, siamo in tema di vino. E c'era molto movimento, c'è il desiderio di far conoscere, di far crescere questo territorio. Anche le aziende adesso, ci sono sì una parte di aziende storiche, ma ci sono anche molte nuove aziende giovani che si stanno sviluppando, e quindi era il momento di creare qualcosa anche per dare visibilità e dare lustro a queste aziende, che sono delle vere e proprie eccellenze, come le abbiamo chiamate il nostro evento, e quindi appunto è stata una bella occasione per farle conoscere, e intendiamo continuare a farlo. Il vino sicuramente negli anni, il mondo enologico in Canavese è stato un po' lasciato andare, diciamo, a favore dell'industrializzazione di qualche decennio fa, però fortunatamente negli anni si è ripresa questa attività, si sono andati a recuperare anche gli impianti storici, che erano dei vigneti storici, dei nonni, dei bisnonni, che ormai non c'erano più, erano stati abbandonati. E quindi anche questo è anche un fattore di tutela del nostro patrimonio e del nostro territorio, perché comunque sono territori che vengono nuovamente curati, che vengono valorizzati e portano anche turismo e ricchezza sui nostri territori. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, quest'anno l'Erbaluce è vino 2023, quindi la riscoperta anche di un vino che diciamo sta diventando, mi permetto di dire, sempre più nobile, perché la produzione effettivamente sul territorio è sempre stata anche piuttosto ampia, ma oggi l'Erbaluce si sta facendo sempre più conoscere anche al di fuori di quelli che sono i confini del Canavese e del Piemonte. E proprio rispetto a questa situazione, quest'anno 2023, visto che appunto tu vivi il mondo anche dell'enologia, come dicevi, nella parte produttiva, che anno è stato, che anno si prospetta, nel senso che come raccolta dell'uva e come produzione di vino? Ma sicuramente quest'anno è un anno importante, innanzitutto perché, come hai detto prima, l'Erbaluce è stato nominato dalla regione Piemonte il vitigno dell'anno della regione. E infatti proprio per questo abbiamo deciso di dedicare all'Erbaluce il convegno organizzato insieme al Collegio degli Agrotecnici di Torino e Aosta, perché appunto sono 56 anni dall'istituzione della DOC dell'Erbaluce. E quest'anno è sicuramente un anno molto importante, si prospetta anche una buona annata vitivinicola. Non facile, perché comunque quest'anno, diciamo, le condizioni atmosferiche non hanno aiutato, siamo partiti grandine con sole fino all'altro giorno. Fino a maggio-giugno ci aspettavano tutti un'annata siccitosa, visto il precedente 2022, poi in realtà la pioggia è arrivata anche con gli interessi. Sì, anche troppo in certo. Anche in alcuni momenti anche troppa. Però appunto le vendemmie sono andate molto bene, più o meno in tutte le zone del Canavese, che è comunque un territorio ampio, perché noi parliamo di Canavese, però andiamo dalla parte dell'Alto Canavese, certo. Quindi le nostre valli qui, Cornier, Valperga e tutta la Val Gallenca, eccetera, fino ad arrivare appunto a Caluso, certo. E tutta la parte la zona delle Poreidiese, la zona dei laghi, arriviamo fino a Viverone. Infatti abbiamo alcune aziende ospiti anche arrivando dalla provincia di Biella, perché comunque quel territorio dell'Erbaluce è lì. È ampio, e quello, e siamo tutti vicini. Però appunto siamo molto ottimisti anche dal punto di vista produttivo per questo 2023, sia per l'Erbaluce ma anche per tutti gli altri vini, perché comunque Canavese è ricco di vini e vitigni, partendo dai classici Nebbioli, Barbera, poi tutti i vitigni internazionali, che sono stati un po' una scommessa di molte aziende, specialmente le più giovani, le più recenti, che stanno dimostrando che il Canavese ha molto da offrire dal punto di vista enologico e vitivinicolo, anche come territori, perché certo. Può regalarci dei vini unici. Tra l'altro tu sei molto giovane, sei impegnato in prima persona nell'ambito della produzione agricola e tutto il resto.
un lavoro che negli anni, soprattutto le nuove generazioni, avevano un po' lasciato perdere per cercare, da una parte anche giustamente, vie nuove, lavori nuovi, eccetera. Oggi però c'è un ritorno da parte di giovani, di ragazzi e ragazze nei confronti di quello che è il mondo sia dell'agricoltura che della produzione del vino nel territorio in cui vivono. Ecco, tu che lo vivi, cosa significa? Può essere che sia un punto di riferimento anche per il futuro lavorativo delle giovani leve e quindi del territorio canavesano? Sì, assolutamente. Diciamo che negli anni era stata un po', lascio dire, bisfrattata anche la formazione dal punto di vista degli istituti agrari, eccetera, era quasi vista un po' in secondo piano rispetto ad altri percorsi formativi, però negli anni comunque stiamo vedendo anche essendo io segretario del Collegio Agrotecnici Torino e Aosta, stiamo vedendo comunque c'è una riscoperta di questo percorso formativo e c'è un grande avvicinamento da parte delle nuove generazioni di cui anch'io faccio parte, certo. E sia dal punto di vista poi accademico ma anche dal punto di vista dell'istruzione superiore, lo vediamo sia all'istituto diciamo di riferimento della zona che è l'Ubertini Caluso ma anche gli altri istituti della provincia di Torino, c'è una grande adesione, anche più successivamente stiamo riscontrando grandi ritorni anche nuove iscrizioni all'interno dell'albo professionale, quindi c'è una volontà di giovani di riscoprire questa professione anche dal punto di vista più tecnico, certo. una visione più moderna, soprattutto anche una riscoperta di questi territori che non hanno nulla da invidiare, diciamo, a altre zone non più vocate ma più conosciute, perché poi anche il canavese dal punto di vista agricolo, in questo caso vitivinicolo, è veramente evocato, ha diverse peculiarità. Ha una storia non indifferente. Zone, ha una storia non indifferente. L'Erba Luce comunque è stata una delle prime DOC in Italia 56 anni fa, quindi qualcosa vorrà dire. Sì, certo. E fa piacere che comunque ci sia una riscoperta sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista turistico, economico, formativo. Quindi ci sono buone prospettive per il futuro. Certo. E torniamo a bomba su ciò che riguarda Canavesi un bicchiere, vuole essere appunto l'occasione per conoscere i produttori, conoscere quello che è il mondo del vino, conoscere la cultura, perché è una cultura quella del vino. Ricordiamo, il 25-26 novembre, allora l'ingresso è libero, ma c'è l'opportunità naturalmente per chi deve degustare di avere al costo di 10 euro, esatto? Sì, esatto. Praticamente avere a disposizione questo bicchiere che sarà un ricordo anche. Sì, assolutamente, rimarrà come ricordo dell'evento, dove appunto ci sarà l'opportunità di conoscere e gustare quelli che saranno i vini in esposizione. Allora ricordiamo, dalle 16 alle 21? Sì, dalle 16 alle 21 il 25 novembre, quindi il sabato, okay. Sarà alle ore 16 l'inaugurazione, alle 16:30 inizierà il convegno Agricoltura, Turismo, Sostenibilità, che quest'anno tratterà appunto come tema principe l'Erba Luce. Ok. E poi dalle 16 fino alle 21 ci sarà possibilità di fare le degustazioni delle aziende vitivinicole ma anche delle altre aziende del settore gastronomico ospiti. Esatto. Quest'anno abbiamo una grande novità perché insieme, grazie al Collegio degli Agrotecnici, si è riusciti ad avere come ospiti anche due aziende non della zona ma che arrivano da qualche chilometro, perché abbiamo portato due aziende dalla Sardegna. Oh, cavolo. E quindi potrebbe essere anche l'inizio di una futura collaborazione, vedremo nei prossimi anni. Allargare. Porteremo il canavese anche fuori dai suoi padri confini. Fuori dai suoi confini. E tutto questo fino alle ore 21. L'ingresso ovviamente è gratuito per effettuare le degustazioni sia della parte, diciamo, del bere, sia della parte della gastronomica, sarà l'acquisto del calice, come detto, al costo di 10 euro. Invece, per quanto riguarda la giornata di domenica, a differenza dello scorso anno, inizieremo alle ore 11 e, diciamo, la manifestazione sarà aperta dalle ore 11 fino alle ore 21.
Alle ore 15 inizieremo con il primo laboratorio didattico per i bambini a cura di Slow Food Canavese, per poi arrivare alle 16.30 con la prima masterclass, il primo momento di approfondimento a cura dei giovani vignaioli canavesani, e alle 18.30 ci sarà il secondo appuntamento di approfondimento a cura di Slow Food Canavese. E per questi due eventi, per queste due degustazioni, diciamo, pubblicheremo poi tutti i vari dettagli per le iscrizioni, perché ovviamente sono delle iscrizioni a numero limitato, che avverranno nella sala che abbiamo ricreato, dove il sabato faremo il convegno e la domenica il laboratorio e queste due degustazioni, che quest'anno abbiamo deciso di chiamare sala generali, grazie al contributo che l'assicurazione generali di Rivarolo, di Giovannini, Giancarlo Giovannini, hanno deciso di darvi e contribuendo all'evento. Benissimo, direi che a questo punto non possiamo che invitare tutti gli appassionati del bere bene, ma anche i curiosi, le famiglie, visto che ci sarà lo spazio anche per i bimbi, nel salone dell'ex manifattura di Cornier, 25-26 novembre 2023, Canavese in bicchiere, Associazione Canavese, aspettano tutti a braccia aperte per sottolineare che il Canavese è territorio agricolo, di vino, di produzione, di turismo e di cultura, perché la cultura fa bene e soprattutto fa conoscere il nostro territorio. Alessandro, grazie di esserci venuto a trovare, ci vedremo sicuramente quei giorni a Cornier. Grazie a voi. Ancora.